Sì, ok. Va? Sì, vai. Vai. Cari amici, anche oggi abbiamo moltissime cose da dire. La parola la diamo subito a Orazio, il quale deve porre uno dei problemi che per me sono tra i più importanti. La sentenza della magistratura italiana relativamente ai morti a causa dell'ultimo terremoto, perché prima, in precedenza, la classe politica italiana aveva sempre sfruttato il terremoto per fare i soldi. Allora, questo è vero, ma è anche vero che come effetto secondario, più o meno voluto o non voluto, comunque degli 82.000 miliardi di lire del 1982 stanziati, mi sembra, nell'83, 84, 85, una cifra enorme, comunque ne hanno beneficiato i cittadini tutti, a prescindere dal colore politico, a prescindere, sì, dalla tendenza, a prescindere... Per poter fregare meglio, no, hanno dovuto distribuire al volgo. Mangiando a 14 canacce, sì, non si sono potuti mangiare comunque 82.000 miliardi di lire, sì, nell'82. Esattamente. Quindi il discorso è anche un po' più... morale, nel senso che, nel senso che la Democrazia Cristiana e i partiti dell'epoca della Prima Repubblica mangiavano a 14 ganasce, ma qualcosa, visto che c'era il boom economico, sì, in atto, o comunque cadeva, qualche briciola cadeva anche al popolo. E c'è stata tanta gente nelle zone disagiate di montagna della Campania, del dell'Irpinia, Molise. Io ho conosciuto i miei parenti di mia moglie di Isernia che ne hanno beneficiato in maniera epocale, nel senso che non si sono mai immaginati delle cose del genere. Hanno ristrutturato le case, i comuni, i paesi vecchi, i borghi antichi, di tutto e di più. Se voi andate nelle province di Avellino, di Isernia, in Ernia soprattutto, lì trovate una città ricostruita, ma bene, per quasi tutta ricostruita in cemento armato, tutto in cemento armato. Che non sarà bello da vedere, non sarà etico sotto il profilo storico. Ma almeno non dovrebbe crollare. Ma comunque non gli cosca la casa in testa. Dovesse arrivare pure un terremoto del decimo grado della scala Richter, comunque non gliene frega un cazzo. Appunto. Allora questo è il discorso. Sappiamo bene che, come vanno queste cose, perché non siamo nati ieri, ci documentiamo da oltre mezzo secolo. Esattamente. Anzi, tu tre quarti di secolo oramai. Eh sì, ci siamo vicini. Tre quarti di secolo di documentazione storica, geopolitica, eccetera. No, ti dirò di più. Quando stavo nella Maremma toscana... Ah, non è che quest'anno sono andato vicino? Sono andato vicino a Roccastrada. Lì? Sì, sì, sì. Pian del Bichi. 8-10 chilometri. Pian del Bichi, sì, era nel comune di Ribolla ed era nella provincia di... Non era provincia, era... Non era provincia Roccastrada. No, era comune. Un capo... Sì, è un capo... Allora, sì... All'epoca Ribolla era una frazione, ah, e ecco, il comune era Roccastrada. Ah, ecco. Sì, sì, sotto è vicino. Monte Massi. Sotto la Miata. Sì. Sotto la Miata. Quando stavo lì, un mio zio, che è quello che mi ospitava, notava con piacere che io passavo tutto il giorno a leggermi la sua enciclopedia, perché mi interessava erano in maniera gli particolare. Anni, anche io, fra gli 8 e i 12-13 anni, esattamente, la mia massima goduria era leggermi la enciclopedia della UTET. Esattamente. Non della, esattamente, della Treccani, ma della UTET. Quella che leggevo anche io, perché era bellissima, tra l'altro. Io ho ancora qualche libro. C'ho quella, tre o quattro libri dell'enciclopedia dei bambini. Esatto, ah, quella, certo, quella della è bellissima. UTET, sempre. Quella è bellissima. Io ricordo ancora un libro dedicato alla spedizione di Magellano, niente meno, ed era, faceva parte della biblioteca dei ragazzi, sì, esatto, della UTET. Esatto. C'era un'altra cosa che dovevo dire ed è questa, che io mi sono, veramente l'ho detto più volte nei video che ho fatto, io mi sono esercitato quando dovevo dare gli esami per il passaggio dalla quinta elementare alla prima media. Era un esame tostissimo. Tostissimo. Io sono dovuto andare a ripetizione, io ero uno bravo, però nonostante tutto era d'obbligo andare a ripetizione dal maestro, esattamente, che ancora mi ricordo. Esattamente. Io lo ricordo sempre con perché era un esame dispiacere. Difficile. Perché mi impuntai e mi ritirarono dagli esami. Poi ripetei invece a Ravenna a ottobre e poi
non ero più emozionato come lo ero quando, venendo dalla campagna, dove avevo fatto una scuola agreste, diciamo, la quinta elementare agreste, mi trovai invece in una aula enorme a Grosseto, dove fui praticamente spaventato. E ricordo quanto studiavo la geografia. Anche e quanto io. Fosse la, e quanto no, quello studio. Aspetta, allora ti imponevano di studiare, sì, a memoria tutti i fiumi d'Italia, tutti, esatto, i monti, tutti i passi, tutti i laghi. Esatto. Cioè, dovevi impararli a memoria. Esatto. Io allora ero un ribelle, mi incazzavo, dico, ma che cazzo devo imparare a memoria le poesie, tutto quello, tutto a memoria. Io ho detto, quando mi servirà lo vado a documentare, no, e no. E invece però una funzione ce l'aveva, oggi lo posso dire, cioè abitua la memoria a crearsi delle nicchie che tu ma vai... Ma poi a sapere dove vivi. Anche non è un caso che abbiano eliminato gli studi di geografia nelle elementari e nemmeno nelle medie oggi, perché l'italiano non deve sapere dove vive e come vive, al contrario della realtà, che è quella su cui noi ci soffermeremo presto, e che riguarda la geopolitica, perché conoscere la verità, la realtà politica, è conoscere la geopolitica. Volevo concludere e rispondere a quella domanda implicita, riferendoti a quello che tu avevi letto e mi dicevi prima mentre venivamo qua, e cioè che questa genia di infami che governano il paese, la genia particolare della magistratura, che è una delle più infami, per non dire la più infame, si è inventata una sentenza della Corte di Cassazione qualche settimana fa, per cui ha detto che il grado di responsabilità, il grado di giudizio che si deve fare è quello di primo grado e basta. Questa è un'altra cosa ancora. Ma soprattutto, questo inserisco in questo contesto, la cosa grave che era direttamente riferita a quello che era l'incipit da cui è partito Giorgio, ed è il fatto che praticamente la magistratura ha stabilito la non risarcibilità del danno da terremoto. Beh, c'è un'eccezione del 30%, cioè la colpa del terremotato è sua e non è quella del terremoto. Non di succube dell'evento, ma di interprete, esatto, e responsabile dell'evento. Sì. È una follia giuridica partorita da quella banda di delinquenti infami dei magistrati. Esatto, ma diciamo chi sono. Alternativamente sono o mafiosi o camorristi, e ci mettiamo anche gli dranghettisti. E poi anche magistrati, ma in ultima analisi. In un secondo tempo. E questo è molto importante, perché la civiltà, non lo diciamo noi per fortuna, ma comunque la realtà, la civiltà nasce con Roma. E perché nasce con Roma? Col perché diritto. Roma ha creato il diritto. È nato il diritto, certo. La civiltà coincide col diritto, non con la saper scrivere o saper pensare. E questa è la cosa più assolutamente più importante. Tant'è vero che... Inderogabile. Esatto. Tant'è vero che cosa ci racconta la storia della filosofia greca? Che il giusto è condannato. Cosa dice Platone? Che si beve la cicuta. Esattamente, il giusto è condannato. Però si beve la cicuta per rispetto del diritto, della logica, sì, e della coerenza. Esatto, ma non del diritto, il diritto del potere soggettivo. Dei capi. Mentre il diritto oggettivo è quello appunto stabilito da Roma, certo, indipendentemente, certo, dalla figura, certo, e della biografia di Cicerone. Ed è lì che è cascalato. È qui che è nata la civiltà, e è qui che la civiltà muore. Perché nel momento in cui la magistratura è gestita esclusivamente dai camorristi, chiamali camorristi, ndranghettisti, mafiosi, tanto sono la stessa razza. No, ma anche quelli dell'Aspen Institute, della Trilateral. Esattamente, viene tutto sfalciato, perché se esiste un diritto falsificato, è proprio quello di accusare una persona di non essere capace di contrastare il danno naturale, perché non è stato provocato.
il danno naturale, siamo alla follia assoluta, che quei poveracci di, soprattutto quegli studenti, io... sono morti perché abitavano in un palazzo che era chiaramente di quelli fatti dagli amici di quei magistrati. Certo. Ricordiamoci bene. Infatti. E quindi questa è la premessa del nostro discorso. Allora, se la realtà dell'Italia di oggi è questa, qualsiasi domanda implicita sulla situazione politica dell'Italia è da superare, e infatti noi la superiamo. Perché? Perché la superiamo... No, Maximilien de Robespierre diceva che quando la legge, nella Costituzione dell'anno primo, che poi era nel 93, se mi ricordo bene, l'anno primo, nella Costituzione dell'anno primo lui aveva previsto, negli ultimi articoli 33, 34 e 35, se mi ricordo bene, aveva previsto che quando, parole sue, il governo e lo Stato non fa più gli interessi della nazione e dei cittadini, va abbattuto in qualunque modo. Il popolo ha diritto di sollevarsi. Allora, no, questa stessa cosa l'ha detta anche il caro Aldo Moro infatti l'hanno fatto fuori. E Dossetti, Giuseppe Dossetti, esatto. I quali avevano nella Commissione Costituente, mi sembra a dicembre del 47 più o meno, in una delle riunioni della Commissione Costituzionale, aveva detto, riprendendo Maximilien de Robespierre e altri filosofi successivi e anteriori a Robespierre, aveva detto che è un diritto sacrosanto, cioè perché? Perché il popolo è il padrone sovrano ed è il desiderio del popolo, del padrone sovrano, che deve essere esaudito secondo il maggior vantaggio del sovrano popolo, non del sovrano re. Del sovrano popolo. Se tu cambi il punto di riferimento. E infatti Aldo Moro, quando è capitata la prima occasione che hanno continuato a capire che non avrebbe demorso, che cosa hanno fatto? Hanno fatto immediatamente sparire. Esattamente, dal quadro generale, è talmente chiaro. Allora, torniamo a noi, nell'incertezza del presente, che è un presente molto incerto, però si risolverà bene, e stiamo aspettando certi eventi a livello internazionale. Per capire occorre avere dei parametri ben precisi, delle coordinate ben precise. Allora, la prima coordinata è quella data dalla geopolitica. Si cerca in tutti i modi di non parlare di geopolitica, ma se noi abbiamo sotto gli occhi questo tipo di sistema di coordinate, riusciamo a capire perfettamente cosa sta succedendo. Per riuscire a capire meglio abbiamo qui un testo che si chiama Storia della geopolitica, di cui leggeremo un paio di frasi che servono appunto per capire qual è l'ambito di studio della geopolitica e perché le coordinate della geopolitica sono le più vaste possibili. I due più importanti creatori della geopolitica sono stati un tedesco e un anglosassone. L'anglosassone è Mackinder, il tedesco è Haushofer. Haushofer arrivò alla geopolitica con delle considerazioni che sono veramente di grande interesse, di cui voglio leggere qualcosa. Il geopolitico, membro del corpo degli ufficiali bavaresi, la vocazione di Haushofer per la geopolitica nacque in Giappone, attenzione, nacque in Giappone, dove egli visse dalla fine del 1908 all'estate del 1910. Cos'era successo in Giappone? Vittoria sulla Russia. La vittoria sulla Russia, è importantissimo. 1905-1906. Perché dobbiamo ricordarci che la Russia confina col Giappone. Nessuno lo sa. Quando noi parliamo di Manciuria, ignoriamo sistematicamente... No, ma basta ricordare anche le isole Aleutine, se mi ricordo bene. Sì, certo. Nessuno sa che la Russia arriva fino alla Manciuria. Se noi abbiamo una vaga idea della Siberia... Esatto. Se noi abbiamo una vaga idea della Siberia, però non ci rendiamo mai conto che la Russia intride
direttamente sulla Cina, sulla Manciuria, e confina direttamente con il Giappone. È lì che si è svolta la grande battaglia che ha determinato la causa della prima e della seconda guerra mondiale. L'abbiamo letto tante volte, non dovremmo ripeterlo, perché è interessante il resto. Qui osservò la crescita della potenza di quel paese. Adesso il Giappone sta così, è nascosto, perché i giapponesi sanno fare molto bene le loro cose. No, quando... ma sono molto modesti, per natura. Sì, molto quieti. Sì. Al contrario dell'epoca, perché imbaldanziti dalla vittoria sulla Russia, credevano di poter avere sotto controllo l'Oceano Pacifico e furono subito colpiti dagli Stati Uniti, ricordiamocelo, che è molto importante. Lì hanno imparato la lezione, con due bombe atomiche hanno imparato la lezioncina. Ma non è detto che il Giappone non continui a rimanere quello che è. E bisogna vedere con chi si allea. In ogni caso non si alleerà di sicuro... con i cinesi. Nemmeno con gli Stati Uniti, però. Ma neppure che sono cinesi. In completa decadenza. Con i cinesi c'è la lotta fin dal Medioevo. Da sempre. Quando furono inventate le katane, che esatto. Furono lo strumento bellico per cui i giapponesi vinsero sulle armature dei cinesi. Dei cinesi. Che non erano metalliche, ricordiamoci. Erano in base di cuoio. E ricordiamoci che i giapponesi nulla hanno a che fare con la popolazione manciù. È un'altra razza. Allora, queste cose vanno sempre dette. Qui osservò la crescita delle potenze di quel paese, previde che ben presto si sarebbe affermato come rivale degli Stati Uniti in Asia, e quello che c'è stato, e gli Stati Uniti, grazie alla bomba atomica, per il momento l'hanno fermato. Tornato in Germania, si stabilì a Monaco, che era un centro molto interessante, München, per osservare ciò che stava accadendo. Ricordatevi il putsch di Monaco. È stato uno dei baricentri su cui gravitava la reazione socialista e poi quella nazista. Esattamente, ricordatevi il putsch di Monaco. Molto influenzato dal soggiorno in Estremo Oriente. No, ricorda il putsch di Monaco, che cosa sì. Era? Fu un putsch che vide coinvolto Hitler e all'origine e tutti quelli che sarebbero poi diventati ingabbiato anche lui per 6 mesi. Esatto. Le padri galere l'ha conosciuto, dove anche poté lui scrivere organizzare bene Mein Kampf. Esatto, esatto. E assieme a un tale che si chiamava Rudolf Hess, grande Rudolf Hess, ricordiamo, grandemente, esattamente, tant'è vero che l'hanno tenuto prigioniero per tutta la vita fino a 91 anni, quando è morto. No, quando è stato assassinato, perché l'hanno impiccato, doveva uscire e a ciò che non dicesse ciò che era stato è successo veramente, lui si era impiccato. Ma d'altronde è una storia che conosciamo da tempo e sappiamo tanti anche gli impiccati tanti o gli avvelenati col caffè. Tanti, adesso non lo diciamo, avvelenati col caffè, no? Esattamente, col caffè, poi non ti dico una meraviglia. No. Basta ricordare l'ultimo, chi era l'ultimo che hanno avvelenato, allora, negli Stati Uniti? Sì, ci sono, l'ultimo è stato, come si chiamava? Il banchiere? Sì. E chi era? Il banchiere? No, vabbè, no che il banchiere, non era avvelenato negli Stati Uniti. Se parli di Sindona. È stato avvelenato a Roma, sì, in Italia. Però era in carcere negli Stati Uniti, hanno fatto tanto di farlo venire. Esattamente. E poi a Viterbo, che memoria ricorda Viterbo. Esatto, dove ha sempre comandato il Papa. Ma questi non due... a caso le 3 città o 4, diciamo, del Papato sono state nell'ordine Roma, Avignone importantissimo. No, prima Viterbo, poi Avignone e poi Fiuggi anche. Chiusi, ma c'è anche qui vicino a Roma, di cui è stato sindaco Sutri, certo. Quindi tutte queste cosette devono essere messe assieme. Ricordatevi che la politica del re di Francia è una politica che è cominciata a svilupparsi quando il papato si tolse dai coglioni da Avignone per ritornare a Roma. E qualcosa lo diremo dopo, se scappa tempo. Allora,
molto influenzato dal soggiorno in Estremo Oriente, dedicò la sua prima opera all'impero del Sol Levante, Dai Nihon, il grande Giappone, 1913, in cui veniva bozzata la sua grande concezione politica. Attenzione! La grande concezione politica di Haushofer, un'alleanza tra Germania, Giappone e Russia, è quello che gli Stati Uniti non volevano, che l'estremo Occidente non aveva mai voluto, ed è quello per cui oggi esiste una guerra, perché la guerra è stata voluta dagli Stati Uniti per tenere la Germania lontana dalla Russia. Quindi Haushofer l'aveva già centrato il problema, che era quello della Eurasia. L'Eurasia, adesso facciamo vedere... Che non è cambiato niente. No, ma come quella? Se tu studi la geopolitica, capisci che la geopolitica sostituisce la storia, ovvero è, sia, è la vera storia. Esatto, la vera storia ti la vera intera, traccia la geopolitica filosofica, esatto. E anche bellica della concezione territoriale degli stati. La vera geopolitica è data da questo concetto, Eurasia. Ecco qui, questa bellissima rivista in cui c'è scritto di tutto, dove si capisce perfettamente tutto quello che sta succedendo, che è esattamente il contrario di quello che queste teste di cazzo di pseudomafiosi vanno raccontando alle televisioni italiane, per farlo credere ai coglioni di italiani. Quindi, qual è stato l'errore del nazismo? Credere che questo accordo tra Germania, Giappone e Russia, contrariamente all'Italia, la quale l'Italia si è trovata completamente spiazzata, e ricordiamoci che no, l'Italia... Diciamo che la massoneria inglese, in particolare, e anche quella francese, si sono sempre comprato il favore dell'Italia da 150 anni a sta parte. No, anche di più. Da più. Quando esiste l'Italia, esattamente. Va bene. Io ho detto 150. Diciamo anche di più. Allora parleremo anche di questo, però l'importante è inquadrare sempre il discorso per quello che è. E quindi l'Italia è stata torto collo rispetto alla popolazione che non voleva mai, sì. E però il potere voleva e quindi ha deciso in favore dell'ammiragliato. Esattamente, infatti l'Italia è entrata nel primo conflitto mondiale per assecondare l'ammiragliato, ma soprattutto per i soldi che gli riconoscevano, a capo del quale. Il bello è che la gente non sa che l'offerta di rimanere nella triplice alleanza, sì, era stata anche più appetitosa di quella inglese, perché certo, concedeva all'Italia tutta una serie di pertinenze territoriali, esatto, molto di più di quello, esatto, che poi è stato col Trattato di Versailles. Approfittiamo della questione per ricordare che la prima guerra mondiale fu voluta dall'ammiragliato, o per meglio dire da Winston Churchill, che adesso continuano a sperticarsi, no? I soliti teste di cazzo continuano a sperticarsi nel rendere omaggio al grande stratega, il quale grande stratega ha preso delle legnate tremende. Il quale grande stratega a Gallipoli ha preso una legnata, tant'è vero che lo degradarono, sì, a colonnello e fu mandato al fronte, sul fronte francese, sì, sì, come colonnello dell'esercito da capo dell'ammiragliato britannico. Ricordiamoci che l'ammiragliato britannico è un ente privato. Detto questo, una specie di compagnia delle Indie. Esatto, no, una specie. È la compagnia delle Indie. È la bifurcazione inglese, della compagnia quella delle inglese. Esattamente. La bifurcazione inglese. Non a caso avversa a quella olandese. Certo. Ne abbiamo già parlato nell'altro video. Ma perché Churchill volle la distruzione dell'impero turco? Per papparsi i territori produttori di petrolio, certo, che all'epoca erano controllati dalla Turchia. Guardate, cari amici, che oggi è solo erano Armenia e Azerbaigian in particolare. Ma poi ci metti anche l'Iraq, certo, l'Iran no, ma l'Iraq sì, ci metti la Mesopotamia in senso lato e ci metti la Siria, perché la Siria è il luogo ideale per farci passare gli oleodotti. Certo. L'Arabia.
tant'è vero che ovviamente gli inglesi ci mandarono il famoso Lawrence d'Arabia, il quale riuscì a coinvolgere i ras di quelle popolazioni nomadi fino a ieri, perché oggi i ras dell'Arabia hanno detto bye bye al dollaro e hanno sposato i BRICS. E questi sono passaggi estremamente interessanti per farvi capire, cari amici, che quello che dicono nelle televisioni italiane e soprattutto le teste di cazzo, soprattutto demenzialità allo sì, stato puro, e soprattutto le teste di cazzo che parla, io non so, non vedo l'ora che qualcuno di questi venga bastonato ufficialmente in piazza, come minimo abbastonato. È tutto completamente falso e serve per coprire agli occhi dei coglioni quello che sta realmente accadendo. Ricordatevi, guarda, sempre io che anche ogni l'Egitto tanto, ha detto bye bye. Ogni tanto, ti dico il paradosso della questione, ogni tanto prendo per buono i telegiornali di TV2 francese. Sì, che dicono una marea di cazzate, ma non fino così, a questo punto. Così mega galattico come quello che dice il telegiornale italiano. Non fino a questo punto. Perché i francesi sono meno stronzi. Certo. Beh, continuiamo questa lettura. Allora, ripetevamo, la visione di Haushofer era importante. Ah, ricordiamoci che l'Italia è entratosi in guerra contro la Russia, ma contro la volontà, tanto di Mussolini quanto di tutti gli altri. Certo. La nostra partecipazione doveva servire esclusivamente per attraversare la Russia. Per arrivare in Azerbaijan. A Baku. Scavalcare gli Urali e arrivare in una zona che ci era già stata assegnata nel primo dopoguerra e che poi alla fine gli inglesi sono tirati indietro. E queste cose bisogna ricordarsele bene. Noi non volevamo conquistare la Russia, perché la Russia non è conquistabile. La Russia è l'Heartland. Allora, qual è stato il grande errore di Hitler? Il grande errore è stato quello di credere di poter conquistare ciò che in realtà si poteva fare facendo il grande accordo. Il maestro è sempre Haushofer, in cui veniva bozzata la sua grande concezione politica, un'alleanza tra Germania, Giappone e Russia, l'unica possibilità di farsi gioco delle ambizioni anglosassone. C'è scritto. Di salute cagionevole, approfittò dei periodi di forzato riposo per immergersi nella lettura dei cantori del rinnovamento tedesco. Ricordiamoci sempre che il sud-est asiatico era controllato dall'ammiragliato, oltre che da altri, esattamente, gli spagnoli, i portoghesi, ma lì il problema, ma soprattutto gli inglesi. Il problema è sempre lo stesso, lo scontro. Il ponte sul fiume Kwai è emblematico di chi c'era in quella zona. Esattamente, il ponte sul fiume Kwai e i ponti di Tokori, due film sono stati molto importanti, tutti quanti. E il grande Jabouin, di salute del rinnovamento tedesco, in particolare Hant, Herder, Bülow e Liszt. Si interessò anche di autori non tedeschi come il francese Sheridan e gli anglosassoni Mahan e Mackinder. Ecco l'altro grande creatore della geopolitica, solo che Mackinder aveva come epicentro il mare, cioè la potenza della potenza marittima. E su questo bisogna riflettere e faremo un'altra considerazione di carattere geopolitico. Non nascose mai la sua ammirazione nei confronti di quest'ultimo, di Mackinder, di cui condivideva sia la visione di un ruolo crescente delle potenze terrestri, e questo è quello che gli Stati Uniti non vogliono oggi, con la provocazione fatta dalla Ucraina, in cui c'è un loro uomo che dovrebbe gestire la politica ucraina contro la Russia, che non sarà certo vinta da quattro coglioni presenti in Ucraina, a detrimento di quelle marittime, sia il concetto della... No, ma Putin c'ha interesse a mantenere, diciamo, in ballo la questione, a tenere tesa la questione, certo, a non sfruttare il momento politico-economico che si sta espandendo a livello mondialista sul discorso dell'appartenenza al gruppo dei BRIC,
BRICS e poi di quello che ne consegue anche a livello diciamo puramente economico, sì, e in generale, insomma. Sì, mentre c'è questa scaramuccia, pian piano i grandi paesi produttori di petrolio, di gas, si stanno di riorganizzando. Si stanno organizzando e vanno tutti verso la Russia con i BRICS, abbandonando l'area del dollaro. Ma che strano! A detrimento di quelle marittime, sia il concetto della inviolabilità dello Heartland. Lo Heartland è inviolabile. Come si fa a non capire che l'Ucraina non farà niente contro la Russia? La Russia arriva fino alla Cina, lo ripetiamo per l'ennesima volta. Chiaro? Secondo punto. Arriva fino al passaggio nord-ovest. Attenzione. Allo stretto di Bering. Qual è l'esito del secondo conflitto mondiale? È scritto qui. L'esito della guerra ha confermato il ruolo centrale dello Heartland nell'economia del conflitto. Perché è chiaro che le truppe tedesche si sono andate a schiantare, no? Sul vuoto, no, sul vuoto che gli ha lasciato la Russia, che bruciava i villaggi, le città, sì, pur di non lasciare al niente. Al momento opportuno c'era era la resistenza. Terra bruciata. Dove esattamente, è quello che ha fatto lo zar, la stessa cosa. Sì. A un bel momento arrivi a un certo punto in cui sei schiantato, dove la resistenza è massima, e dove tu non puoi, non hai più retro i rifornimenti da dietro. La stessa cosa ha fatto Cesare in Francia. Esattamente. È interessante leggere le cronache scritte ovviamente dal vincitore, come capita sempre, ma sono molto interessanti che si sono poi completate con l'assedio di Alesia. È stato il capolavoro strategico, esattamente, prima che militare, da parte esattamente, mondiale, esattamente, di tutte le epoche, studiato ancora oggi. Studiato soprattutto da Napoleone, il quale però ha fatto lo stesso errore, credeva di poter conquistare la Russia. L'esito della guerra ha confermato il ruolo centrale dello Heartland nell'economia del conflitto, ma anche e soprattutto le sue caratteristiche di inaccessibilità a ogni invasore. Lo scrive un testo di storia della geopolitica. Ha poi evidenziato il peso dei popoli e degli stati dell'anello interno, in particolare Europa occidentale, India e Indocina. Questo è l'anello interno. L'Europa occidentale sarà sempre legata alla Russia e non all'America. Il tentativo americano di sganciare l'Europa in una Unione Europea che è palesemente in mano a loro signori, perché tutti gli esponenti di vertice dell'Unione Europea sono solo servi del potere economico-finanziario. Basta ricordare l'episodio che ti ricordavo ieri sera, quando ci siamo sentiti, che il prossimo primo ministro inglese, adesso che entrerà in carica fra 4-5 giorni, è già stato dichiarato, occultamente ma oramai si sa, che sarà un finanziere indiano di permanenza del lungo tempo in Inghilterra, degli indiani inglesizzati, esatto, che prenderà il posto del biondino e della biondina e che farà un culo così, come si dice a Roma, a tutti gli inglesi, perché farà gli interessi dei JP Morgan, per cui ha lavorato fino all'altro ieri. Esattamente. O forse sta ancora lavorando, come dice, certo, come Draghi. Ma come loro lavorano sempre per come il loro, il francese, che mi ricordo, sì, mai. Che era un impiegato, ricordiamoci sempre che Macron era un, esatto, impiegato della banca Rothschild, e quell'impiegato infame che ha avuto come premio la nomina a presidente della Francia per aver fatto quel famoso affare in cui la Bayer ha acquistato la Monsanto. Non dico niente di più perché i nostri amici devono sapere chi è la Monsanto, ok? Questo indiano fa parte, allora, l'Inghilterra ha saputo gestire molto bene l'impero, ma soprattutto in India. Il Commonwealth. Ma soprattutto in India. Certo. Perché? Perché ha saputo mettersi d'accordo con i vertici, con i Rajah, che li hanno lasciati comandare come comandavano prima. Sì, esatto.
E questo cosa ha comportato? Però c'è stata la rivolta dei Sea Boys, dove gli inglesi hanno dato mostra di una crudeltà totale. No, della loro grado di civiltà. Cioè, oltretutto, li facevano... E siccome i Sea Boys erano per lo più indù, ma erano anche islamici, li impiccavano mettendogli un boccone di maiale in bocca, a ciò che andassero non andassero in paradiso. Esatto, andassero nel paradiso oppure li legavano sulle bocche dei cannoni. Ricordiamoci sempre, tutte queste cose sono state raccontate dal nostro grande Kipling. Kipling esaltava la grandezza dell'impero inglese. Ah, è vero, è vero. Noi avevamo l'anti Kipling, che era Salgari. Ah, certo, ricordiamocelo. Certo. E per noi è stato un grande insegnamento. C'era la morte con gli inglesi. Tutta la saga di Mompracem. Esattamente. E sono io, ma sono 32 libri, sì. Quelli esatto. Che parlano di Marianna e della tigre della Malesia. Tremal Nike, Sandokan, Kamamuri. Cazzo, li conosciamo bene. Il portoghese. Sì. Oddio, Yanez, Philippe Leroy. Sì, è stato interpretato brillantemente, niente meno che da Philippe Leroy. Molto, non a caso, molto bravo. Perché Philippe Leroy sappiamo chi è, oltretutto, nella vita civile. È stato ancora a 84 anni si buttava col paracadute. Sì, erano i paracadutisti della legge francese, certo. Assieme a un altro. Chi era l'altro? Un italiano, ma No, era un francese. Ah, sì, quell'altro attore è bravissimo. Esatto, certo, molto noto, molto piaciuto. Borsalino. Borsalino, molto piaciuto alle femmine. Sì, oddio, come si chiamava? Oh, un momento d'amnesia. L'abbiamo visto ai funerali di Belmondo. Sì, esatto. L'abbiamo visto presente. Il bello della Francia, sì. Adesso non mi ricordo alla più. Alla mia età, Sì. È del 37-38. Sì, sì, sì. Allora, sebbene interessanti e in certi casi pertinenti, le sue tesi non tengono tuttavia conto dei fattori umani, della volontà dei popoli. Ritorniamo al discorso della volontà dei popoli. L'Inghilterra ha, nella sua gestione dell'impero, ha avuto un occhio particolare nei confronti degli indiani, dove ha saputo selezionare i suoi servi. Perché l'India, che è oggi indipendente e soprattutto contro il mare, contro il Commonwealth e contro appunto il mare, inteso il mare, del mare inteso da Mackinder, sì. Ha dato dei figli filo inglesi, quindi questo personaggio che sicuramente è isolato... Anche il Mahatma Gandhi è andato in Inghilterra a studiare. Vabbè, Mahatma Gandhi è un altro discorso, perché è andato in Inghilterra a studiare, poi è andato in Sudafrica, quando era avvocato, a difendere l'interesse degli indiani certo. Del Sudafrica, certo, e lì ha imparato una lezioncina. Certo, lo so. Una ce l'aveva a morte, voleva l'apartheid dei negri. Esatto. Quindi ricordiamoci sempre, il nostro santo laico, diciamo così, Gandhi, in realtà era un fio della mignotta esattamente come gli altri. D'accordo, però insomma è quello che ha determinato l'indipendenza dell'India. Sì, questo va bene, certo. Allora, questo tale è sicuramente sganciato, non a caso selezionato da loro signori per il controllo dell'Inghilterra, ma anche non a caso è contrastato dal governo indiano, ricordiamocelo sempre. Come quei fuoriusciti degli anni 30-40 che stavano negli Stati Uniti, praticamente erano fuoriusciti dall'Italia e tifavano per la sconfitta dell'Italia durante il secondo conflitto mondiale. Ieri sera ho visto Barbero che ha detto un sacco di cazzate su El Alamein. Ah sì, pure? Sì. Che cosa sì. Ha detto? Ha detto che lì c'è quella frase famosa che nulla valse il valore, la fortuna, è solo questione di fortuna. Lui disse che questa mitologia del fante italiano, del militare italiano, era dovuto a tutta una serie di fattori, fra cui anche il fatto che noi abbiamo una pessima nomina come militari, sì. E che quindi serviva una,
immagine più, diciamo, definita, vabbè, c'è, più chiara. Noi siamo arrivati e come ci concedeva la capacità tecnica tedesca, perché certo, se non c'era Rommel alla me non ci sarebbe mai arrivati, ma ciò non toglie il sacrificio del soldato italiano che si è sempre sacrificato contro la incapacità dei nostri generali, certo, diciamocelo bene, no? Una volta per tutte. Certo. Infatti ci hanno messo Rommel giusto perché sapeva Rommel che cosa aveva fatto nella prima guerra mondiale. Appunto. Rommel era uno che sapeva, tanti basta leggere quel libro bellissimo scritto da un inglese, La Volpe del Deserto, per capire esattamente chi era. L'italiano, se ben guidato, proprio faremo vedere alcune cose, combatte e vince. Se mal guidato non c'era un generale, ecco, c'era soltanto Baistrocchi. E noi non abbiamo avuto dei grandi, c'era Messe, abbiamo avuto due grandi... Messe che ha comandato le truppe italiane in Russia e poi le ha comandate alla fine la difesa della Tunisia, e Baistrocchi, e poi il resto era nulla, zero. No, bisogna ricordare una cosa importante che la gente poco sa, che la guerra d'Africa non è finita a El Alamein, è finita sulla spiaggia della Tunisia. Esatto. Nel momento in cui ci imbarcavamo ancora combattevamo. Non solo, ma furono i tedeschi che si arresero. No, i francesi tentarono di farci arrendere, sì, e il generale, che adesso non mi ricordo se era Messe che comandava. Rifiutò di arrendersi ai francesi e andò e aveva ragione a parlare con gli americani, sì, manco con gli inglesi. Esatto. Comunque ricordiamoci bene che in Tunisia chi si arrese e fu colui che aveva sostituito Rommel. Nell'insieme Mackinder ha fatto opera di precursore, è riuscito a creare una vera scuola di pensiero. No. Talmente combatterono che hanno finito le munizioni, sì, non c'erano più, sì, hanno risposto al fuoco fino a che sono finite le munizioni. Esattamente. Dopodiché sono dovuti arrendere per forza, esatto, non ci avevano più armi. La cui influenza sull'attività dei politici dei grandi stati non è da sottovalutare, in particolare modo nei paesi anglosassoni. Ma questo è successo anche in Germania e soprattutto in Unione Sovietica, per mezzo del generale Karl Haushofer, che significa che la Russia di Putin segue i dettami della geopolitica e della geopolitica di Haushofer. E non perderà mai, a parte il fatto che non c'è ragione di perdere, perché cosa perde? Cioè, c'è della gente che ha il coraggio di dire che la Russia perde contro l'Ucraina, che è uno schizzo, comandato poi da un ballerino. Allora, ricordiamoci sempre che l'Ucraina ha 47 milioni, 45 adesso, milioni di abitanti, la Russia ce ne ha 360. Sparsi, e confina con la Cina, sparsi, e confina col Giappone. Sparsi in mezzo mondo. Ma come ti viene in mente di fare un paragone del genere? No, no, ma c'è la testa di cazzo che arriva in televisione. Io la vedo la televisione, ma proprio per ammirare questa testa di cazzo. Io mi faccio certe risate ogni tanto che mi sbellico. Ma sì, una cosa incredibile, una cosa inverosimile. Inarrivabile l'ignoranza di questa gente, inarrivabile. Allora, questo è un aspetto, però da lì dobbiamo arrivare all'Italia. Perché l'Italia si trova in questa situazione? Abbiamo i libretti che lo dimostrano. Uno dei più interessanti, di cui consiglio la lettura, è facilmente reperibile ancora, è questo libro qui. Ludovico Festa, Giulio Sapelli. Se la Merkel è Carlo V, perché l'Italia può sfasciarsi come 500 anni fa? L'Italia non si sfascerà, però potrebbe sfasciarsi. E il nucleo centrale comunque resta sempre la Padania. Perché la Padania è stata scoperta non dal Senatur, niente un po' di meno che Napoleone, il grande genio di Napoleone, che dovendosi inventare l'Italia, ha identificato nella Padania, lo vado a prendere dopo. Che dice? Che dice? Questo non guarda in faccia a nessuno. Quindi. Tanto lo prendo dopo. Non guarda in faccia a nessuno. Mi sembra giusto. Insomma,
ci danno tutti. Stiamo parlando con un'amica che ci ha fatto vedere un giornale. Allora, dovendo identificare la noce centrale dell'unità nazionale, l'ha identificata nella Padania. Quindi il trattato di Campo Formido chiarisce perfettamente le pretese francesi. No, da una parte ci sono le pretese francesi, è chiaro, quindi Napoleone aveva due nature, diciamocelo adesso. Italiana e francese. Esattamente, e la natura italiana era imperiale. Perché Napoleone ha voluto diventare imperatore? Perché era di origine italiana, se no non l'avrebbe concepito, perché il francese l'idea di impero non l'ha mai avuta. Infatti, no, però lui l'ha proprio costituito, perché ricordiamoci che lui aveva messo i suoi uomini, per esempio Bernadotte in Svezia, un po' in giro dappertutto, e lui controllava non direttamente, certo, come avevano fatto gli inglesi in India, i vari rajà, i vari re, diciamo, nazionali, locali, che però rispondevano poi tutti a lui. Poi Bernadotte al momento opportuno ha cambiato casacca. Ma insomma, vabbè, non è quello il discorso. È che Napoleone, come imperatore d'Europa, ha identificato in un nucleo solo, che è la Padania, la noce centrale in cui poi tutta l'Italia gira attorno. Il fatto che poi oggi questo nucleo centrale abbia come sua espressione Salvini non significa niente, perché Salvini veramente non è un uomo da prendere in considerazione secondo quella questione, però ha dietro le spalle una realtà incancellabile. Allora, ripeto, faccio vedere questa cosa importante e vi leggo. Oh, ricordiamoci che Carlo V è quello che ha fatto il sacco di Roma, Esattamente, troppe cose ne ha fatte. Gli antichi necchi rispondevano a Carlo V. Esattamente, troppe cose ne ha fatto, e tant'è vero che quel periodo è per me il più importante e più interessante della storia moderna. Della storia moderna e della storia d'Italia, certo, ovviamente. Certo. Anche perché è stato ampiamente descritto da due che l'avevano vissuto. Dai grandi pensatori. Machiavelli e Guicciardini. Certo, dai grandi pensatori. I quali, grazie a quello che è avvenuto, Visto sotto gli occhi propri, esatto, hanno capito perfettamente come vanno le cose. Qui c'è scritta una frase che vi voglio leggere. Il succo di questo libro è riflettere se quanto il periodo 1992-2013 sia analogo a quello 1494-1527. Ah, vedi? Non l'avevo letto, ma... Quando l'Italia rinuncia allo sforzo di darsi uno Stato unitario, obiettivo sostenuto appassionatamente da Machiavelli, e si ritira nella cura del particolare. No, ricordiamoci che in quel periodo, al soglio del pontificio, c'erano signori come Alessandro VI, come... Diciamo che erano i figli dei grandi Leone banchieri. Leone X. Gli eredi dei grandi banchieri. Sì, Leone X era un Medici. Appunto. I quali avevano questo interesse, come dire, mondialista, globalista. Bravo. E non gliene fregava niente, no, di uno Stato nazionale. Cercavano in tutte le maniere che in Italia non creasse dei problemi. Tant'è vero che nel momento in cui l'Italia si è unificata ha creato il grande problema che oggi hanno superato, perché in Italia comanda soltanto il clero, sotto forma di persone che non hanno la tonaca ma sono sempre il clero, e l'hanno superato dopo il secondo conflitto mondiale. Il secondo conflitto mondiale per l'Italia è il rientro alla grande del Vaticano, che all'epoca concordò... Ricordiamoci che a Cassibile, alla Abbazia di Cassibile, il 24 giugno, c'erano 12 personaggi molto discutibili, uno dei quali era un figlio bastardo di Pio XII. Chiamalo bastardo. Comunque, concepito sempre sotto i sacri luoghi, certo, anche se non in Italia concepito, ma in Germania, ma è un altro discorso, all'epoca non era ancora Papa. Ritorniamo. No, a memoria, per chi lo volesse ancora dubitare, che i Papi hanno sempre figliato. Guai!
erano un punto essenziale. Erano le dinastie anche quelle. Quindi quando vogliono, diciamo, perseguire l'immagine di Alessandro VI Borgia, è la focalizzazione di una verità, mezza verità, e di un pollaio che racconta cazzate, perché si sono attaccati a Alessandro VI, ma in realtà tutti quanti avevano una bella schiera e folta schiera di figli più o meno bastardi o più o meno riconosciuti. Esatto. Tutti. E poi hanno fatto carriere anche basta vedere i Barberini o le altre famiglie che Urbano VIII. Esatto, già c'avevano un papa, però poi c'avevano una marea di cardinali, per dinastie di cardinali che sono durati 200-300 anni. Quindi, perché adesso non è così. Certo, vai a vedere l'elenco dei cardinali, vedi chi sono. Torniamo a noi. Quando l'Italia rinuncia allo sforzo di darsi uno Stato unitario, obiettivo sostenuto appassionatamente da Machiavelli, perché noi siamo machiavellisti? Perché sappiamo che Machiavelli aveva ragione. E si ritira nella cura del particolare. Ancora adesso ha ragione. Esito inevitabile secondo Guicciardini. Ecco le due l'oscillazione dell'Italia tra il velleitario e il realista. Esatto, il desiderio del principe, di un principe, di avere un principe che comandi. Aveva puntato su quel... No, non a caso Machiavelli aveva puntato sul Valentino, perché sapeva che era un delinquente, era uno spregiudicato, era figlio del Papa. Quindi aveva le tre caratteristiche importanti per avere in mano l'Italia. Non gliel'hanno permesso. Il Valentino è morto in combattimento in Francia? No. No? È morto di malattia. Morto di malattia, ma era in Francia, ecco, come si ricordava. Era nel Valentinois dove lui era condottiero, ecco. Bellissimo romanzo, niente un po' di meno che di Massimo D'Azeglio, però. Sì, dove tratta della questione proprio del Valentino. Il romanzo lo consiglio perché quando lo lessi, avevo 16 anni, mi piacque moltissimo. Mi ricordo bene che faceva anche il librettista per le opere. Massimo D'Azeglio non mi risulta, comunque può anche darsi. Mi pareva. È scritto due grandi romanzi, il primo è La disfida di Barletta e la seconda era Niccolò de Lapi, in cui sullo sfondo c'è la biografia del Valentino. Dietro le nostre considerazioni c'è anche questo: se aveva ragione il segretario fiorentino, colpito da prigione e qualche tortura quando i medici ritornano a Firenze, dopo la lunga parentesi repubblicana, la grande repubblica fiorentina trattata e narrata da Machiavelli, perché noi siamo repubblicani. Dal 1493, non solo il rispetto a Mazzini, ma siamo repubblicani perché noi siamo e ci riteniamo eredi di Machiavelli. Dopo la lunga parentesi repubblicana, o se aveva ragione il diplomatico legato ai medici e poi uomo chiave nelle amministrazioni dei papi che si succedono dopo Giulio II. Di metaforica conseguenza, hanno ragione Machiavelli nei giorni nostri o i Guicciardini? Questo è il punto. Noi saremo sempre per Machiavelli, ricordiamo, e abbiamo ragione, perché all'epoca non c'era la conoscenza della geopolitica. Machiavelli aveva ragione, ma non c'era la conoscenza della geopolitica, certo. La conferma non ce l'aveva. C'è un altro aspetto dell'Italia che voglio far vedere. Giulio II della Rovere. Esattamente. I della Rovere erano però una famiglia meno interessata al denaro. Sì, ma comunque... Infatti lui, fra le tante cose che ha fatto, ha rinforzato il sistema delle difese e delle strutture militari, perché era dappertutto un papa guerriero. Sì. C'è un bellissimo film dedicato, ti ricordi, a Michelangelo, film americano dove si vede il papa guerriero che era Giulio II, sì, che si faceva interpretato da un grande attore in armatura, esatto, da combattimento, il grande attore americano. Vabbè, rinviamo i nostri amici alla visione di quel film. C'è un altro aspetto? Che era Bart Lancaster? No, non c'era Bart Lancaster lì. C'era Michelangelo, che non so più chi era che lo interpretava. Ma di che epoca è questo film? Perché
accidenti, un film è stato un grande, il più grosso film fatto su Michelangelo. Ma in che anni? In che periodo? Negli anni 80-90. Andiamo avanti. E se vede appunto il Papa con l'armatura che arriva a cavallo, no? Allora c'è un altro aspetto che voglio farvi vedere. L'Italia però è vero che non ha saputo gestire la propria unità, anche perché culturalmente evidentemente non c'era arrivata, e soprattutto c'era il prete, c'era il Vaticano di mezzo. Ricordiamoci che il grande nemico della Repubblica Fiorentina, che avrebbe potuto dilatarsi, è stato proprio il Papa, che era di una famiglia dei Medici, è tutto legato lì. Però la Repubblica Fiorentina si è saputa difendere molto bene. Il difensore più importante, che è morto a Gavinana combattendo comunque, no? No, stavo pensando a Clemente VII, Medici, che era incredibilmente un agnostico. Ah beh, ma non è una novità, non è una novità. Per i papi, sapevano bene come stavano le cose. Ma per pensare che un papa crede alle cazzate... No, ma lui è uscito come che conclamata sta cosa, capito? Pensare che un papa creda alle cazzate che impone a credere al volgo sciocco è come pensare... Ma non ha visto l'ultimo adesso che si è sputtanato completamente, che ha detto chi sono io per giudicare? Ma cazzo, fino all'altro ieri gli bruciavano sul gruppo. Bruciavate lì, sì, appunto. tutto in come si dice? È il prodotto dei gesuiti al governo. Tutto a puttane. Allora, abbiamo un altro aspetto, dicevo, molto importante, che riguarda la storia dell'Italia e che nessuno vedi caso tratta, che è la storia delle repubbliche marinare. Perché? Perché la storia delle repubbliche marinare è tanto importante, perché queste repubbliche, che non erano le quattro... No, erano una ventina. Esatto. Erano una ventina. Vengono sempre citate quattro, ma in realtà sono state una ventina. Esatto. Qualcuna è durata un secolo, qualcuna è durata tre secoli, esatto. Qualcuna è durata 10 anni, ma ce ne sono state tantissime. Esatto. C'è un aspetto però che io voglio farvi... E tutte che si combattevano l'una con l'altra. Che voglio farvi... La Meloria, la battaglia delle Melorie. Esattamente, quella è contro Pisa. Certo. Ma non è soltanto quella, ovviamente. La battaglia di Ostia. Le repubbliche marinare sono quelle che hanno tenuto in piedi... L'economia nazionale. L'economia nazionale, hanno tenuto in piedi l'Italia. Cioè l'Italia aveva una interconnessione, come dire che una persona a cui hanno rotto la spina dorsale, gli mettono un gesso e questo gesso tiene in piedi la spina dorsale. L'Italia ha avuto questa spina dorsale fino alla fine di Genova, e Genova è finita con l'arrivo dei francesi. L'episodio di Pietro Micca, no? Esatto, no, Pietro Micca è contro gli austriaci. Scusa... Fino a Napoleone. Sì, Napoleone ha distrutto l'indipendenza. 1897, sì. 1897. Ma Napoleone ha distrutto anche l'indipendenza di Venezia. Ma di Venezia. Quindi nel suo sogno... Il trattato di Campoformiglia. Esattamente. No? Nel suo sogno Napoleone vedeva queste repubbliche come un elemento frazionario per quanto riguardava l'impero, di cui epicentro, ripeto, è la Padania. Non a caso la bandiera italiana, che è quella bandiera che ancora noi abbiamo, è la bandiera nata in Padania. A Modena, mi pare, no? No. Poi non è... modi di Mazzini del 21. C'entra, no. Ma... Del 30, del 1830. Ma nessuno, assolutamente, la bandiera 1800, italiana. Sì, 1830. Ma assolutamente no. Sì, è stata... Assolutamente no, è la Repubblica Cispadana. Oi! Ah, è vero, certo. Allora, attenzione, vi leggo una notizia interessantissima, tratta da questo libretto, che basterebbe conoscere questo libretto per capire come stanno le cose. La scoperta del Nuovo Mondo fu invece l'occasione di grandi ricchezze per molti dei suoi più avveduti cittadini. Ecco,
Si dice spesso che la scoperta del grande genovese Cristoforo Colombo, figlio del Papa, cibo, ha messo del in cibo, esatto, banchieri del banco non a caso, di San Giorgio, non a di San Giorgio, non a caso, bacia il cordone. Ma per le vicende che abbiamo fin qui tratteggiato della Repubblica Genovese, per l'avanzata dei turchi compiutesi nel 1529 con la conquista dell'Egitto, la Turchia è ritornata in Egitto adesso, ricordiamocelo bene, è in Libia, tanto per dire che gli americani non contano beh, più diciamo, caso. Diciamo che lo stanno facendo di soltecchi. Beh, molto, ma ritorna molto pudicamente. Benissimo, ma tanto ci ritorna. Dobbiamo dire che la possibilità del commercio nel Levante erano per altra causa già compromesse. In difficoltà fu semmai Venezia, trovatasi troppo fuori mano dagli itinerari nuovi. Ne abbiamo già parlato del suo ruolo di Venezia e come Venezia, pur di uscirne fuori dal fatto di essere stata scalzata dai portoghesi di Vasco da Gama, aveva suggerito al Khedive d'Egitto la nascita, niente popò di meno... No, perché bisogna dire che è vero che il canale di Suez del 1859... È stato pensato da Venezia. No, ma a parte quello, ma la carovana, il percorso della seta o non della seta, che arrivava a Venezia, passava nel Mar Rosso e tagliava per terra quell'istmo che c'era di 180 km, circa 200 km, per cui la rotta attraverso il Mar Rosso e poi l'Egitto era già tracciata da millenni. Esatto, e ricordiamoci che Marco Polo era veneziano. In difficoltà fu semmai Venezia, che trovatasi troppo fuori mano dagli itinerari nuovi, ma difficoltà non insormontabile, se si fa paragone in tempi certo diversi con la situazione dell'Inghilterra, che ha saputo conservare attivissime relazioni con il Medio ed Estremo Oriente anche dopo il taglio dell'istmo di Suez, che rendeva inutili le rotte circumafricane. Questo è un discorso che bisogna sempre capire. È stato uno stravolgimento geopolitico. Perché l'Inghilterra controllava il Sudafrica? Perché lì si fermavano le sue navi. Certo. Fino ad allora percorse... Città del Capo, non a caso. Città del Capo, dove il controllo era esclusivamente inglese. Come poi durante il Novecento l'Inghilterra aveva la possibilità di controllare il Mediterraneo attraverso la sua residenza a Gibilterra e indirettamente anche Malta. È una parola araba. Gebel significa monte, certo. Come anche il Mongibello è la stessa radice. Esattamente, araba. Le radici arabe ci sono presente sempre, anche perché sono radici che fanno parte della cultura delle repubbliche veneziane. Se andiamo a vedere i nomi, certo, anche ammiraglio è una parola araba. Comunque più facile c'è. Ma anche maresciallo e capitano. Esatto, c'è scritto tutto qui. Ah sì? Comunque più facile certo a confronto dei veneziani la situazione dei genovesi, che liberi ormai da colonie e da interessi politici da salvaguardare nel Mediterraneo orientale, potevano sfruttare l'impero di Carlo V. Ecco perché noi diciamo che gli italiani hanno insegnato agli ebrei. È tutto qua, ragazzi. La Spagna, libera ormai dagli arabi, è però, dice bene il Lopez, un pletorico agglomeramento di stati che gravita sulla Castiglia, spopolata e arretrata, mentre lascia languire le forze marinare della Catalogna. Ecco cosa significa saper fare la politica. Anche se, ovviamente, i re di Spagna sono quelli che hanno finanziato Cristoforo Colombo, che, ricordiamoci bene, era figlio del Papa. Parrebbe che buona parte del finanziamento non era di Isabella di Castiglia, che l'aveva avuto i soldi, ma era del padre. Per dare, esattamente.
è impreparata allo sfruttamento del nuovo mondo. La Catalogna, la Castiglia è impreparata allo sfruttamento del nuovo mondo. Allora chi l'ha fatto? L'hanno fatto i genovesi. I cittadini genovesi, ricchi di capitali, si fanno la parte del leone. Dove? Nel nuovo mondo. È un predominio in tutti i campi, dalla colonizzazione e dallo sfruttamento delle Indie occidentali, dalla fornitura delle navi da guerra e da commercio ai servizi di pagamento e di approvvigionamento delle varie province. Sono un manufatto inventato a Genova. Esatto. Infatti si chiama jeans, cioè Genova. Genova, certo. Genovese sarebbe. Esattamente. Tra le varie tela province. Genovese, perché allora vendevano la tela, non i jeans confezionati. E lì l'ha fatto un ebreo che aveva posto le sue fabbriche in California. Le varie province dell'impero Carlo Guido. Sanguisughe, si dirà con rabbia, del corpo politico di Spagna. Sono i genovesi che divisi in differenti parti si bevono il miglior sangue, l'oro e l'argento. I genovesi, si badi, non Genova. Ok? Ok? Io a questo punto chiuderei facendo vedere tre libri, perché sono tre libri che bisogna avere sempre presenti, perché lo scontro avviene a tutt'oggi come prima. Uno è questo. Luigi Valli, il diritto dei popoli alla terra. Qui c'è scritto lire 6. Quanti anni ci avrà sto libro? Tanti. Deducetelo dalla cifra di 6 lire per un libro. Adesso queste 6 equivarrebbero a circa 150.000 lire. Allora, aspettate, se lo scontro è questo, che ancora oggi, cioè il diritto dei popoli alla terra, ovvero sì, il diritto dei popoli della Heartland ad avere la propria terra, invece di... Non quella degli altri. Poi c'è le 100 famiglie che sono quelle che controllano la NATO, e la NATO è quella che insidia la Heartland. No, invece le lire sono 12. 12 lire. Quanto tempo ci avrà sto libro? Ecco. Ultimo, ma molto importante, perché la conclusione dei due, la guerra degli imperi capitalisti contro gli imperi proletari. Eccolo qua. Oh, questo è lire 2. Certo. Lire 2. Quanto tempo ci avrà? Quando è stato pubblicato sto libro? Questo lo vediamo subito, è stato pubblicato nel 1940. La guerra degli imperi capitalisti contro gli imperi proletari. Sono le guerre dell'ultima guerra mondiale. È lì, è la guerra che c'è in corso oggi, è questa. La guerra non finisce mai. No. Quasi. Poi devono scaricare armi. Devono consumare le armi che non sono più aggiornate. Appunto, quelle le devono utilizzare tutte. Questa è la ragione per cui spediscono le armi in Ucraina. Ma ricordiamoci bene che sono armi destinate devono smaltire gli arsenali, come si diceva una volta. Devono fare, sono armi destinate a fare cilecca. Va bene? Oh, allora è finita. In conclusione, che vogliamo in dire? In conclusione, agli amici, seguite ciò che sta avvenendo e seguitele attraverso la geopolitica. No, l'altro ieri stavo a una festa familiare, un festino fatto per il compleanno di mio genero, e a un certo punto è uscito fuori che stranamente noi non affrontiamo mai temi di ordine politico o quant'altro,
parliamo sempre di cose, diciamo, terra a terra, che interessano il vivere quotidiano, proprio per non creare momenti d'attrito e cose del genere, no? E invece poi a un certo punto è scappata fuori la discussione sulla situazione, diciamo, bellica fra Ucraina e Russia. E quello che dicevo io, per cercare di sedare un po' gli animi, stranamente, per quello che mi riguarda, però stavolta dicevo, ma è inutile che dite ha ragione questo, loro si sono difesi, gli altri hanno avuto, erano sotto tortura, hanno dovuto attaccare per forza, eccetera. Detto che non c'è nessuno dei due che è puro, che è netto, che è pulito e che è esente da problemi di natura, diciamo, di coinvolgimenti strani, eccetera. Quello che è importante da sapere è che nessuno dei due è il vincitore, nessuno dei due è l'esecutore, nessuno dei due è salvo da critiche. Perché? Perché tanto non sono loro gli attori principali, ma sono attori e registi che decidono all'ombra di parapetti, di parasoli, eccetera, e che agiscono in funzione non di motivi che noi conosciamo o potremmo conoscere, ma derivanti da situazioni di cui non conosciamo assolutamente niente. Quindi non possiamo decidere. L'unica interpretazione è quella geopolitica: il mare contro la terra. Sì, non c'è un'identità, non c'è questa situazione di intreccio, di interpolazione fra i vari elementi da una parte e dall'altra. È un intreccio talmente complicato, talmente imbrogliato, nel senso di imbroglio di matassa, che è difficile riuscire a capire dove finisce l'interesse di uno e comincia l'interesse dell'altro in un settore, e magari in un altro settore dove finisce l'interesse di uno e l'interesse dell'altro in maniera assolutamente divergente. Esattamente. Capito? Quindi è difficile riuscire a capire dove sta la ragione in senso ampio e dove sta il torto in un senso altrettanto ampio. Per cui mettersi a discutere tra di noi di che cosa sia la natura di questa situazione che noi viviamo e siamo costretti a subire porterà dei danni sicuramente a tutti, alla Russia, all'Ucraina e soprattutto a noi che apparentemente non siamo coinvolti per, diciamo, militarmente. Ma sì, mandano le armi, mandano le armi. Ma no, ma tu immagina le sanzioni, che cazzo di problemi ci hanno creato, appunto, l'aumento dell'energia e così via. Quindi questo per dire che tutto viene manipolato da situazioni, da luoghi sconosciuti, da menti sconosciute, per ragioni sconosciute. Quindi qualunque operazione, qualunque opinione vogliamo esprimere è solo un'opinione. Non c'è niente che possa suffragare la nostra tesi o sconvolgerla. In ogni caso, ripeto, lo sguardo generale è quello che ci viene permesso dallo studio della geopolitica. Il mare contro la terra. Ma c'è un altro aspetto. Questo è un libro che fa vedere quali sono gli enti creati da loro signori. Questa è la mondializzazione, il governo del mondo. Da cui il nostro programma è di rifuggire quanto più possibile dai coinvolgimenti per il è prossimo questo. Futuro, cioè la FAO, la WTO, enti sono tanti. WTC, la NATO, parliamo dell'Aspen. L'Aspen Institute. L'Aspen Institute con sede a White Plantation, Queenstown, nel Maryland, è nato negli Stati Uniti nel 1949, dietro iniziativa di un gruppo di intellettuali e uomini d'affari statunitensi. Latifondisti fondiari. Alla sede storica si sono poi successivamente aggiunte quelle di Washington e di Aspen, in Colorado. Gli scopi dichiarati dell'associazione sono l'internazionalizzazione della leadership economica, politica e culturale dei paesi in cui opera e l'intensificazione del confronto tra civiltà diverse in modo che possano esaltare i punti in comune e dialogare sulle diversità.
L'istituto, un vero e proprio network internazionale, è attivo in numerosi paesi ed è quasi una sorta di organizzazione per la lotta al provincialismo. Cosa intendono? Che vuol dire? Vuol dire mondialismo? No, provincialismo no, è contrario. No, vuol dire in senso di lettura esatto. Reale, significa la lotta a favore del mondialismo. Esatto. L'ASPEN focalizza le proprie ricerche sui problemi e sulle sfide più attuali per la società globale e la business community. Non leggo oltre, aggiungendo però che la signora Meloni è potuta diventare al governo. Ministra, primo ministro di questo governo. Grazie al fatto. Solo dopo essere stata accolta nell'Aspen Institute. No, è essere nominata vicepresidente. E poi immediatamente, ti immagini, vicepresidente. Laddove per lungo tempo il presidente è stato Tremonti. Dopodiché, cari amici... Che era di uno spessore un po' diverso. Oh, beh, lo spessore di Tremonti... Peccato. Sarà stato pure dell'Aspet, ma non c'è niente che aspettare con la Meloni. No, sicuramente. Però devo dire che questa sua presenza, per la presenza di Tremonti nell'Aspen, è presumibilmente una presenza fatta per coprirsi le chiappe. Questo è quello che penso io. Poi, siccome la vita è fatta di queste cose, gli uomini quando si espongono devono soprattutto coprirsi le chiappe. È bene che queste cose si sappiano. Bene, allora, sempre so long. Sempre. E sia sempre laudetur Priapus. Sia lode il grandio Priapus.